Conoscete il merluzzo carbonaro? È un merluzzo che viene dai mari del nord, Norvegia. Ha le stesse caratteristiche dell'altro merluzzo classico ed è rimane un pochino più delicato. Io oggi ho deciso di farci delle polpette. Allora, mettete, io l'ho messo nel bimby, ho messo il merluzzo, il prezzemolo, il parmigiano, volendo uno spicchio d'aglio, l'uovo e il pan grattato. Frullate tutto bene 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 e ecco, e questo è il risultato. Quindi dopo averlo frullato formate delle polpettine. Io le ho fatte rotonde, voi potreste farle anche schiacciate come preferite. Quindi formate tutte le polpettine e le passate direttamente nel pan grattato, non è necessario passarle prima nell'uovo, così diventano anche meno pesanti. E quindi formate tutte le polpettine e nel mio caso le ho fritte. Volendo potete anche farle al forno. Se le fate al forno però vi consiglio di farle schiacciate, le mettete nella teglia con ricoperta di carta forno e le fate cuocere a 180 gradi per una mezz'oretta circa, e forno ventilato ovviamente. Quindi una volta che le avete formate tutte quante, le mettete appunto in un piatto e le fate riposare in frigorifero coperte ovviamente e per una mezz'ora, se possibile anche di più, perché così la polpetta si stabilisce un po' di più, il pan grattato rimane bene attaccato alla polpetta e nel momento in cui andate a friggerle sono perfette. E questo è il risultato finale. Io vi dico onestamente, non avevo tantissimo olio perché me ne sono accorta all'ultimo minuto. Ovviamente mettete più olio del mio, ci vuole tanto olio, devono andare proprio ad immersione. Però vabbè, il risultato è stato buono comunque. Quindi le fate belle colorire e poi le mettete in un piatto con della carta assorbente da cucina e questo è il risultato finale. Guardate che meraviglia! Sono veramente molto molto buone. Se non vi piace il parmigiano potete anche non mettercelo, però secondo me gli dà una piccola spinta. Potete servirle come antipasto, come piatto, come cena o come pranzo, e come finger food. Guardate, sono veramente buonissime, ve le consiglio vivamente. Se per caso le provate e sono state di vostro gradimento me lo fate sapere. Grazie, buona giornata.